Seconda trasferta e seconda vittoria consecutiva dunque della matricola Empoli dopo il 2-0 di Como, il 3-1 di oggi a Perugia, con i nuovi gemelli del gol Saudati e Di Natale, sostenuti nel loro gioco d'attacco che ha frastornato gli Umbri da Vannucchi e dal prepotente Rocchi. Davvero deludente oggi il Perugia con Sebastiano Rossi, 38 anni, al ritorno fra i pali senza particolari colpe, e involuto e lento il gioco della squadra di Cosmi con Barogno ininfluente, Blasi troppo individualista e portatore di palla. Si è salvato soltanto il talentuoso Miccoli, ma vediamo subito il film della gara montato da Gino Rinchi con 10.000 spettatori al Curi, 500 tifosi empolesi, arbitra Collina e subito il gol del Perugia. Dopo 7 minuti con l'angolo di Miccoli, la torre di Di Loreto, Rezzai di testa, il portiere Berti tocca ma la palla entra in porta, 1-0 dunque, terzo gol in Serie A del difensore iraniano, 20° esempio di classificazione dei sarti toscani con scuola di tagli, Vannucchi di Natale, Saudati, tiro cross, prova a toccare la corrente di Natale ma il gol è da attribuire all'ex Saudati, 8ª rete per lui in Serie A, come si può capire dalle due riproposte al rallentatore. 1-1 dunque al 20° del primo tempo, ancora l'Empoli del modulo 4-2-3-1, centro di Rocchi, sfiora Saudati, fuori Baldini pensieroso, ma ecco Belleri al 41esimo, cross, Rocchi anticipa Zemaria, Saudati con lo stinco, Di Natale irrompe, spinge in rete, 2-1 per l'Empoli a chiusura del primo tempo. Rivedete ancora Rocchi, Saudati, la palla sta entrando ma Di Natale tocca, allo scadere Zemaria, Amoruso solo di testa devia alto, ripresa al 9° minuto, Vrizas sostituisce Amoruso e il 18enne nigeriano Bodo Barogno, poco dopo nell'Empoli entra Cappellini per Vannucchi, i cambi premiano ancora gli ospiti, ecco perché Gian Pieretti ciabatte in avanti e Rocchi approfitta del salto a vuoto di Rezzai e Di Loreto. Per Tommaso Rocchi, 25 anni, primo sigillo nella massima serie, vedete il salto vuoto, da oggi le comiche di Rezzai e Di Loreto, e Rocchi pronto ad approfittarne, lo stupore e la delusione del presidente Gaucci che tornava al Curi dopo 25 mesi di polemica assenza, sussulto umbro, splendido numero di Miccoli, ma il gol di Vrizas è giustamente annullato da Collina per fuorigioco della punta greca. Ancora un po' di sfortuna per la squadra di Cosmi, comunque nel finale, visto il palo esterno colpito da Obodo. Perugia 1, Empoli 3 e la linea a Roma.